Buona giornata, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari, punto. Oggi è sabato 10 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Vergine, punto. Delusi e contrariati dalle stelle, sul vostro operato nulla da ridire, forza di volontà e senso del dovere, agiscono sempre nella giusta direzione, ma non sempre basta quello a far filare le cose per il verso giusto. Parola di Marte battagliero allo zenit, oltretutto in quadratura alla Luna e a Nettuno, che dà il segno di rimpetto al vostro, i pesci, lanciando nubi e fumo nella vostra direzione. Scontenti sul lavoro dopo una lavata di capo dal capo, doppiamente in amore, col partner che c'è e non c'è, ma se anche fesse lì stabilmente negli occhi gli leggereste qualcosa che non vi convince, forse una mezza bugia, oppure una mezza verità. Ma il risultato non cambia, non è sincero e il vostro spirito analitico ne è perfettamente consapevole, punto. Difficoltà di intesa con tutti, il pubblico in generale, in particolare soci o interlocutori in affari, coi quali proprio non riuscite a intendervi, al punto che si chiude con un sospeso, o ci si becca subito, oppure, saggiamente, si rimanda alla prossima settimana, magari sotto un cielo più benevolo, punto. Astro tarocco del giorno per Vergine. La temperanza. La coppia è stabile, grazie anche al contributo di entrambi i partner in fatto di equilibrio e maturità. Il rapporto di coppia appare giusto ed equilibrato e presto potrebbero maturare i giusti frutti. Matrimonio felice, fidanzamento giusto, emotività, perfezione, appagamento. Incontri con persone socievoli, mature ed equilibrati, altrettanto interessati ad avere e mantenere un rapporto vivo e maturo. Incontrare gente e distrarsi. Questo vi serve quando l'amore finisce e non accenna a ritornare. A Lemno per adesso, ciò che farai dietro le quinte ti andrà bene. Un sogno o un desiderio si potrà avverare. Punto. Eccellente accordo con il segno del Capricorno. Fantasiosità. Un leone ti aiuterà in una situazione imbarazzante. Piccola rivincita in vista. Se qualcuno tra amici, parenti o colleghi fin qui vi si è dimostrato ostile, bene, oggi sarà costretto ad ammettere di essersi sbagliato sul vostro conto, punto. Giornata in cui potrai guadagnare più del solito e fare buoni affari. Sogni ad occhi aperti, tenderai a idealizzare persone e situazioni. Se soffrite perché pensate che il vostro partner non vi pensi a sufficienza o, peggio, sia egoista, fate in modo che oggi non si accendano litigi. Non servono questi, ma solo tanta buona volontà nel cercare di risolvere qualche problema di fondo, punto. Siete pronti a cercare nel passato le ragioni di alcuni vostri insuccessi. Dovete però essere sinceri con voi stessi. Sentirete la necessità di un forte cambiamento su tutto, ma se sul lavoro non sarà facile, questo potrebbe rivelarsi semplice in amore. Provateci. Attenzione, oggi potrebbero esserci seri problemi sul lavoro o nello studio, Marte si schiera contro a muovervi guerra anche se poi passerà. Se dovete fare un reglao importante provate a immaginare a un orologio, oppure in un piccolo elettrodomestico o, in alternativa, qualcosa di utile per la casa. Evitate regali simbolici. Cercate di essere attenti e concentrati perché potrebbero mettervi alla prova. La riuscita dipenderà dal vostro livello di concentrazione. Fate un'altra strada per tornare a casa o fermatevi in una pasticceria. Basterà, vedrete. Avrete da ridire su molti atteggiamenti, sia di amici, che di parenti, che del partner. Tenete a freno la lingua in campo sentimentale, potreste dire cose che non pensate veramente. Giornata con qualche piccola perturbazione in arrivo, ma nulla di grave in ogni caso. Il cielo si mantiene comunque bello, ma c'è probabilmente la necessità di affrontare alcune seccature che costelleranno il vostro quotidiano, specie se siete nati nella terza decade, per via della luna pesci contraria. Risolvete una questione delicata in particolare che riguarda la sfera patrimoniale in famiglia con la vostra efficienza dinamica. La giornata la luna è opposta, nulla di grave ma potreste sentire il cuore spaesato. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete risolvere un piccolo problema personale, sapete come adattarvi alle situazioni nuove, fatevi aiutare dalla vostra razionalità. Evitate quindi inutili discussioni e mantenete la calma, punto.
La luna è opposta ma niente di troppo grave per i vergine che potrebbero solo sentirsi un po' spaesati in amore. Sul lavoro bisogna risolvere un problema e per farlo basterebbe ricorrere alla propria razionalità che nei vergine di certo non manca. Punto. Valutate da soli se sia il caso o meno di fare qualcosa, di attivarvi per chiedere aiuto, per concedere il vostro aiuto o la vostra fiducia. Se continuerete ad appoggiarvi a chi ha più esperienza, non imparerete mai, specie se lavorate con familiari o con qualcuno che conoscete come le vostre tasche. Potrebbe essere controproducente chiedere sempre un consiglio e non presentare mai una idea già definita e conclusa, pronta alla realizzazione. Punto. Proprio un sabato no, di quelli che rimangono impressi nella memoria. A renderlo tale l'opposizione della coppia Luna-Nettuno che confonde mente e cuore, oltretutto in quadratura a Marte bellicoso allo zenith, perturbatore anche nei vostri confronti, tutti contro tutti, insomma, ma non in modo smaccato, le battaglie possono essere anche invisibili, sotterranee, questo magari è il vostro caso. Punto. Amore ed Eros, completa sfiducia nel partner. Probabilmente vi ha raccontato delle bugie, ma voi siete certi di non aver fatto altrettanto in passato. Potreste indagare, ammesso che ne abbiate voglia e non vi sentiate invece demotivati, tanto più che a vegliare sul loro pargoletto, o sulla loro piccolina, ci sono i suoceri, armati fino ai denti e con sguardi feroci. A questo punto meglio lasciare tutto com'è e che ciascuno si faccia i fatti propri. Punto. È evidente che i pianeti vi stanno mandando un messaggio forte e chiaro. Siate solidali con il vostro partner e fermi nei propositi, così da poter creare i presupposti per una vita migliore. Punto. La componente emotiva dell'amore è da curare maggiormente a partire da questa giornata con la persona che avete accanto e poi per i giorni a venire, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 12 al 19 del mese di settembre. Lasciate da parte eventuali interessi lavorativi, cui voi dedicate la massima cura di solito, e mettete tra parentesi gli impegni della comitiva dei vostri amici. Ritagliatevi invece uno spazio a due in cui poter far fiorire la forza dei sentimenti autentici, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 4 al 9 del mese di settembre. Punto. Lavoro e denaro, capo irascibile, avrà anche le sue buone ragioni. Perché se dallo staff non arriva un riscontro concreto e nessuno dà segnali positivi riguardo a un progetto, tutto sembra arenarsi, per mancanza di energia e volontà. In ogni caso dovrebbe saperlo, con l'isteria non otterrà nulla e non raggiungerà i suoi scopi. Quando l'imposizione viene dall'alto la base si ammutina, finendo col fare l'esatto contrario rispetto a quello che viene richiesto. Punto. Tenete conto che i pianeti non fanno altro che suggerire di andare oltre quello che conoscete. Cercate quindi nuovi spazi professionali, tirate fuori la tua originalità e grinta. Punto. Se avete scelto di essere liberi professionisti, vi attende una giornata piuttosto complessa con decisioni da prendere che non saranno facili. Plutone, positivo dal segno razionale del Capricorno, vi suggerirà poi il giusto modo di procedere. Benessere, emicrania anche piuttosto intensa fin dal primo mattino. Sarà che avete dormito male, con un sonno popolato da incubi, oppure risentite di disturbi digestivi, ansie da pandemia, raffreddore allergico che non vi fa respirare e di conseguenza riposare male. Prima di cena un bel bagno con oli essenziali vi farebbe un gran bene, aiuta il sistema respiratorio e in più contribuisce a calmarvi i nervi, effettivamente un po' tesi. Prova a fare alcuni esercizi di respirazione profonda durante il giorno. Conta fino a 10 mentre inspiri e contate fino a 20 mentre espiri, lasciando uscire tutti i sentimenti negativi, la tensione e il risentimento. Punto. Per lei, un giorno con mammina, un giorno con la suocera, sembra che abbiate istituito una turnazione di ruolo. Invariata invece la dinamica, ci si becca su quisquiglie ma in modo indiretto, senza che nessuna delle tre abbia il coraggio di spiattellare in faccia crudamente ciò che pensa delle altre. È ora di prendere una posizione precisa. Punto. Per lui, nervosi con il capo, sfuggenti coi colleghi. Paradossale, proprio voi, fissati con il lavoro e sempre così zelanti. Oggi sognate di mollare tutto e andare a piantare capperi su un'isola greca. O fichi d'India nel Mediterraneo. Perché no? L'agricoltura va fatta a rivivere. Punto.
colore delle emozioni, rosso mattone, punto. Barometro dell'umore, piovoso, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 5, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.